Ciao a tutti, in questo video vado a spiegarvi come si fa a costruire il bastone della pioggia con materiale di recupero. Allora, si parte dal tubo, da quello che sarà il nostro bastone. In questo caso, come si vede nell'immagine, è un tubo di plastica in PVC che serve per le grondaie. Altrimenti vanno bene anche altri materiali tipo il cartone, ad esempio. Ovviamente cambiando il materiale cambierà anche il suono finale, ma poi ci torniamo su questo aspetto. Si parte con il creare una spirale intorno al nostro tubo. Ho preso del nastro isolante e praticamente si inizia dall'inizio fino alla fine del tubo per la sua interezza. Poi si va a prendere un pezzettino di carta, in questo caso della misura di 2,5 cm, e seguendo poi tutti i bordi del nastro precedentemente attaccato, si vanno a creare appunto i punti partendo dall'estremità del foglio. Poi dopo si fa tutta l'operazione all'inverso, andando a cercare il punto nel mezzo. In questo modo si creeranno una serie di punti continui, in modo abbastanza omogeneo. Come si vede dalla figura, la texture finale è proprio questa, per cui tanti punti in fila equidistanti. Ovviamente la precisione è importante, altrimenti l'effetto, insomma, sarà un po' minore. Come vedete alla foto, bisogna avere pazienza e fare tutto questo tracciato qua. Allora, praticamente siamo arrivati alla fase dove sono stati disegnati tutti i punti, dopodiché viene tolto il nastro precedentemente fissato sul bastone, sul tubo di plastica, per cui devono restare soltanto i punti tracciati. Si va a forare ogni buco. Il consiglio è quello di usare un trapano o con una punta piccola, oppure in questo caso io ho usato il Dremel. Anche qui tanta pazienza, bisogna fare tutti i fori stando ben attenti a non oltrepassare il bastone. Quindi bisogna fare solo semplicemente ora viene la parte di montaggio. Quelli nella foto sono stecchini per fare stecchi di legno per fare spiedini. Si possono usare di varie misure, si possono usare di vari diametri. Ovviamente tutto deve essere in funzione del buco che è stato fatto in precedenza. Quindi attenzione con la misura. Dopodiché si va a inserire in ogni buco una stecca di legno, e questa stecca deve essere tagliata con un po' di margine. Poi vado a spiegarvi perché. Si tratta del fissaggio. In pratica basta lasciare un 3-4 mm, un piccolo avanzo. In questa parte qua le punte degli stecchini sono. È consigliabile lasciarle fuori, semplicemente. Per non permettere che gli stecchi fuoriescano dal tubo, perché ovviamente ancora non sono fissati, si utilizza sempre il nastro isolante in modo da contenere, ecco, il numero degli stecchini e fare in modo che non escano. A questo punto si prende della colla, del Vinavil, e si va a spargerla in modo che il bastoncino resti ben saldo. Una volta infilato si trova la misura, apparentemente va a battere dall'altra parte e poi si mette un po' di colla. A questo punto, in questo passaggio, si va a proprio a tagliare raso, per cui preciso, cercando di lasciare meno margine possibile. Ovviamente bisogna aspettare che la colla sia asciugata, perché sennò viene un po' un macello. E questo su per giù è il risultato, mettendo tutti gli stecchi, poi si lasciano asciugare.
dopodiché si va appunto a eliminare quella parte in più. In questo modo lo stecco dentro sarà ben saldo. Ecco che la fase finale del lavoro si presenta in questo modo, per cui un vortice, una spirale di stecchi incollati in modo ordinato e preciso. Allora andiamo a affrontare in questo punto la seconda fase. La seconda fase è quella decorativa. Infatti abbiamo creato la struttura interna del bastone della pioggia. Adesso ci occupiamo della fase decorativa, che può essere fatta in tanti modi. In questo caso io ho fatto delle foto di un progetto che sto seguendo attualmente con un gruppo di ragazzi disabili, di conseguenza dalle capacità limitate. Si tratta di un montaggio relativamente semplice. E vedete che nella foto si nota come sia stato poi scartato ogni avanzo. Non vi preoccupate di quello che rimane, perché poi appunto tutto andrà decorato. Soprattutto attenti, perché in questa fase si fa molta polvere. Cioè, consigliabile farla all'aperto. Per cui bisogna riportare il tubo ad una modalità liscia. Insomma, deve essere tutto liscio e ben limato, scartavetrato. Anche con una carta a vetro fine come passaggio finale è consigliabile. Come vedete dalla foto, ogni stecco è ben saldo all'interno del tubo, perché è stato incollato prima. A questo punto si passa, come dicevo prima, alla fase della decorazione. Allora, il progetto prevedeva appunto di creare delle strisce colorate. Il tema era l'acqua, il mare, la campagna, insomma tutto ciò che fa pensare all'aria aperta e all'acqua, che ovviamente si parla del bastone della pioggia. Dunque ho creato delle strisce che poi ho incollato attraverso del nastro biadesivo. Dunque si tratta di stare ben attenti di incollare la parte dei bordi, per cui entrambi i bordi, come si vede nella foto, e poi dei pezzettini più piccoli all'interno della striscia, in modo che questa striscia poi sia ben salda lungo il bastone. Anche questa è una parte che richiede decisamente pazienza. Come si vede nella foto, una volta tolto il bordo posteriore del nastro biadesivo, rimane in questo modo. E infatti andiamo ad attaccarlo sul bastone. Ben attenti nel farlo in modo saldo, cioè non si devono creare avvallamenti, insomma deve essere tutto ben tirato. Decidete voi la misura della striscia, per cui tenete conto che il tubo ha un diametro, sorpassato quello, la striscia va a coprire la parte attaccata in precedenza, per cui insomma decidete voi la lunghezza della striscia in base a quello che volete far vedere poi al lavoro finito. Andiamo a vedere come. Terza fase del progetto, chiusura di un'estremità, è il primo passo. Si prende un cartone, un pezzo di cartone, un quadrato, che poi vi faccio vedere come verrà chiuso, anche questo coperto con del nastro adesivo, in modo che comunque si salvaguardi il lavoro finale. Allora, si tratta di scegliere il materiale da inserire. A seconda della dimensione del bastone della pioggia ci sono elementi più o meno adatti. Come vedete sono tutti elementi naturali, vi dicevo, ceci, fagioli, riso, lenticchie e in questo caso ho usato del mais, per cui invece di farci il popcorn lo faccio suonare come fosse il bastone della pioggia. Il consiglio è quello di fare più tentativi, per cui inserirne vari campioni, decidere un po' l'intensità del suono, quanto vogliamo
fare quanto vogliamo esaltare anche il suono del bastone della pioggia. Allora, la chiusura, come vi dicevo prima, il rettangolo di cartone coperto con del nastro viene semplicemente, come dire, stirato per poi essere scocciato ai quattro lati in modo temporaneo e poi con una chiusura più salda, basta del nastro adesivo, in questo caso nastro isolante. Si presta bene perché ce ne sono di vari colori, per gusto mio personale vado sul nero, ma ce ne sono veramente di svariati tipi, dunque insomma senza problemi, basta decidere la modalità e lasciare lo spazio poi alla creatività, perché è l'elemento più importante, insomma, è sempre l'elemento del gioco e del riscoprire come riutilizzare materiali altrimenti poi destinati ai rifiuti, al macero. Allora, andiamo a vedere la parte finale. Importante, quando si fa la chiusura, questo è il rettangolo di cartone che vi dicevo prima. Quando si va a fare la chiusura è importante attutire il più possibile il rumore poi del mais inserito, perché sul cartone ha un suono non particolarmente gradevole. Allora semplicemente si adotta un sistema, si prende un fazzoletto di carta e lo si ritaglia a misura del cartone, ovvero dell'estremità finale del bastone della pioggia. Questo basta per attutire quello che poi è il colpo del mais quando raggiunge la fine. Allora, andiamo a sentire come suona e un saluto. Al prossimo video. Ciao.